I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale e assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato da me, Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di Tikmill, e con me questa sera Giuseppe Antonelli, trader indipendente. Prima di entrare nel vivo del webinar, breve presentazione del broker, broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore, con spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione dell'FCA UK con fondi custoditi e segregati e assicurati fino a 50.000 sterline. Non abbiamo limitazione su profitti e tutte le strategie sono accettate, non ci sono re quote. E grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo, c'è anche la possibilità di venire seguiti con slippage positivi. Un'ampia gamma di mercati, copriamo quindi dal Forex agli indici, tra cui il FTSE MIB, materie prime, metalli preziosi e il Bitcoin. Abbiamo strumenti di training d'ausilio al trader come AutoChartist, la VPS, il Bond Click Trading e la demo illimitata. Connessione Fix API. Disponibile, non ci sono costi su depositi e prelievi. Abbiamo un programma partner di Tikmill molto interessante. Tra i pochi broker, comunque a regime dichiarativo, offriamo anche l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain, fornita da uno studio commercialista esterno. E leggete le email qui nella tabella, nella slide. Questa è la mappa dei server sparsi per il mondo, quindi oltre a quelli principali di Londra e New York ce ne sono anche altri di backup. Qui un confronto tra le commissioni e spread di Tikmill su un sito esterno, il famoso sito di MyFXBook. Vi invito comunque sempre anche voi a controllare in tempo reale le condizioni offerte da Tikmill rispetto alla maggior parte dei competitor, vedrete che comunque abbiamo sempre le migliori, quasi sempre le migliori condizioni su quasi tutti gli strumenti. Inoltre, aggiorno questa presentazione che faccio durante comunque il webinar con questa slide, perché abbiamo pubblicato i nostri risultati ottenuti nel 2017, abbiamo avuto una crescita esponenziale, stiamo crescendo grazie anche ai tantissimi clienti italiani che ci stanno dando fiducia e quindi abbiamo aumentato sia comunque il volume di trading che comunque anche poi i profitti del broker grazie comunque alle commissioni, all'aumento delle commissioni. Potete provare il conto di prova da 30 dollari, per poco, ancora per poco disponibile perché con le direttive ESMA in arrivo non sarà più possibile comunque accedere a questo tipo di promozione perché, come ben saprete, verrà limitato ogni tipo di marketing, quindi qualsiasi tipo di approccio commerciale da parte dei broker. E colgo anche l'occasione, poi passo la parola a Giuseppe, per fare un breve accenno sulle disposizioni ESMA che entreranno in vigore il 1º agosto. Quindi ci sarà una sostanziale riduzione nella leva, immagino sappiate tutti comunque che verrà abbassata la leva da 500 a 30, quindi sulle measure e poi via via anche sui cross 20 fino a 10 sugli indici non principali. Qual è l'alternativa per evitare comunque questo abbassamento improvviso della leva? Con Tikmill c'è la possibilità di diventare clienti professionali. Io adesso vi mostro come inviare la richiesta perché è molto semplice, è anche molto immediato, quindi basta connettersi alla propria area clienti, cosa che cliccando poi da login sul nostro sito, quindi Tikmill Regno Unito, poi scegliere ovviamente la lingua, ma si può lasciare anche in inglese, dopo aver effettuato il login,
comparirà un pop-up dove c'è questo avviso importante: mantieni la tua leva, diventa un cliente professionale. Cliccando su per saperne di più, si aprirà un modulo di domanda per essere classificato come cliente professionale. Quindi, inoltre, viene spiegato che cosa comporta essere professionale, quindi quali sono i vantaggi, ma anche quali sono le protezioni che si perdono diventando cliente professionale. Quindi, dopo aver letto i vantaggi e gli svantaggi di essere un cliente professionale, c'è un questionario, un breve questionario da compilare con tre domande. Bisognerà soddisfare due dei tre requisiti richiesti, quindi vi verrà richiesto qual è il numero medio di operazioni significative effettuate per trimestre durante l'ultimo anno, è stato superiore a 10, sì o no? Il valore attuale del tuo portafoglio di investimenti è maggiore o uguale a 500.000 euro, sì o no? Poi hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiedeva la conoscenza di prodotti finanziari in leva, sì o no? Se si soddisfano due dei tre requisiti, si passa a cliente professionale. Quindi, inviando poi il modulo, la nostra compliance valuterà la richiesta e quindi, nel caso, potrebbe anche poi richiedervi una documentazione come prova di quello che è stato comunque dichiarato durante la compilazione del modulo. Allora, io con questo, Giuseppe, ho terminato la mia presentazione. Ti passerei anche lo screen. Datemi Sì. solo un secondo perché non l'ho mai fatto, quindi non vorrei fare qualche danno. Allora, far diventare. Sì. Oh, dimmi se hai modo di condividere lo schermo. Ok, perfetto, lo vedo. Dimmi se si vede e se tutto a posto. Sì. Io lo vedo. Vedo il Ok. monitor. Ok. Perfetto, perfetto. Poi magari se nel corso della mia chiacchierata ci saranno delle domande, magari qualcuna la riusciamo anche a, diciamo, a rispondere o qualche dubbio, eccetera. Sì, io seguirò le domande nel caso, quindi poi te ne faccio, anche io comunque seguirò il webinar, ho mie curiosità, comunque quelle dei partecipanti, ti girerò poi eventuali domande verso la fine, o se nel caso siano attinenti comunque a quello che stai spiegando, ti fermo un attimo e ti faccio la domanda. Va benissimo, va bene, grazie. Allora, mi presento brevemente, io sono, per chi non mi conoscesse, Giuseppe Antonelli, studio comunque pratica mercati finanziari da quasi 10 anni, quindi ho iniziato in età appena maggiorenne, diciamo un po' a smanettare come tutti. Dopodiché mi sono un po' specializzato, comunque continuato gli studi inerenti comunque a quella che sono la stagionalità, la ciclicità e la statistica dei mercati finanziari. Quindi se in qualche modo ci fosse un qualcosa che potesse comunque aiutarci o comunque far sì di avere dei dati certi, veritieri, su cui magari basare eventuali analisi o operazioni che si andranno a fare. Per fortuna, andando avanti con gli anni, la tecnologia, diciamo, ci è venuta incontro, quindi ci ha permesso di sviluppare insieme a altri ragazzi un qualcosa che è abbastanza semplice a livello intuitivo, a livello visivo, ma che comunque è, secondo il mio modo di vedere, un qualcosa che aiuta tutti i tipi di traders e soprattutto si adatta comunque a tutte le strategie che ogni singolo traders va ad operare. Quindi magari c'è chi opera con l'analisi tecnica, chi con l'analisi ciclica, chi comunque alcuni setup magari di pattern che si vanno a conformare, mix di indicatori, analisi fondamentale, eccetera, eccetera. Quindi quello di cui parleremo stasera è la piattaforma di Forecast Cycles, che diciamo aiuterà un po' nelle scelte che ogni trader, diciamo, prende, che quello è l'input, diciamo, di entrare o non entrare al mercato. Sapere se da un punto di vista statistico il trade che andremo ad effettuare ci dia comunque una percentuale statistica, almeno inerente comunque
al passato favorevole oppure no. Provolo, questo qui è il sito, è proprio l'home page della piattaforma, quindi una volta loggati vi ritroverete comunque un menu a tendina sulla sinistra, dove comunque il cuore principale di tutto è strutturato nella sezione di analisi, quindi nella sottosezione di Seasonal Charts e nella sezione Signals che poi andremo a vedere. Gli strumenti a disposizione variano, ce ne sono tantissimi, quindi per chi pratica qualunque tipo di mercato, anche cross valutari, magari poco scambiati, ma che comunque magari anche il broker Tikmill ha, che comunque si possono tradare, li troviamo, così come indici, così come le materie prime, così come tutto, come abbiamo già detto, il Forex. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio, cercando un po' la classica, quindi euro-dollaro, su cui basiamo un po' tutte le analisi. Quindi una semplice ricerca nella stringa di Financial Symbols ci troverà in una sorta di ticket, quindi dove noi andiamo a cercare il grafico del sottostante che più ci interessa. Clicchiamo su Show Charts e si apriranno una serie di schermate che adesso andremo a commentare. Fin qui nella parte iniziale è la classica, chiamiamola così, stagionalità, ovvero che cos'è la stagionalità? Qui possiamo vedere come anche l'archivio storico che è presente nel sito, oltre ad essere accuratamente testato, quindi rivisto e quindi affidabile, va anche da molto indietro. In questo caso ci sono alcuni cambi o comunque alcune materie prime o anche alcuni indici, come potrebbe essere l'S&P 500, che riusciamo a ripercuotere tutta la loro storia, quindi parlando anche dagli anni 70, anni 80, quindi abbiamo dei valori abbastanza su cui basare la nostra statistica, abbastanza comunque passati, quindi, e questo assume un po' più di valenza rispetto ad un'analisi magari a una fonte dati che magari si limita solamente agli ultimi 10 anni, quindi che è sì magari comunque utile, ma sarà per via di cosa meno affidabile rispetto a una fonte che magari ne dura 15, 20 o 30 anni. Quindi qui riportiamo con la linea blu, possiamo vedere la stagionalità di euro-dollaro, in questo caso dall'anno dal 73 fino al 2017, quindi fino all'anno passato. È chiaro come? Allora, noi questo grafico, quindi magari levo già qualche dubbio a qualcuno che gli può venire, lo vedete nei primi giorni dell'anno, nel senso il primo, il 2, il 3 gennaio, comunque nel momento in cui viene fatto l'aggiornamento del server, voi vi troverete questo grafico e per tutto l'anno lo grafico sarà lo stesso, quindi non ha cose di repaint, riadattamenti e cose strane. Quindi il grafico è quello, il 1º gennaio sarà quello il 31 dicembre. Quindi questa è stata già qualche dubbio, una domanda che qualcuno magari in passato, chi ha visto la piattaforma in anteprima, si era posto. Quindi lo dico inizialmente, il grafico né bene né male è quello. Qui quindi la linea blu rappresenta la classica stagionalità di euro-dollaro, ovvero comunque cosa il mercato ha fatto giorno per giorno storicamente in una media dal 73 al 2017. Logicamente noi questo periodo andremo a vedere poi dopo, possiamo customizzarlo, nel senso possiamo riadattarlo, possiamo metterlo dall'80, dal 2000, possiamo metterlo dal 2010, quindi possiamo fare varie analisi, quindi faremo vedere anche questo, che comunque ci danno delle indicazioni abbastanza importanti. Quindi noi possiamo far sì che giustamente i tassi, il mercato in sé per sé comunque è cambiato. Il mercato degli anni 80, degli anni 2000 non è sicuramente un mercato così come quello di adesso, questo sia per volatilità, sia comunque con l'avvento delle tecnologie, quindi molti si sono attrezzati con HFT, prima magari veniva fatto tutto a mano, quindi per via di cose il mercato è cambiato. E avendo il frazionamento dei periodi ci permette comunque di andare a vedere delle piccole differenze, dove dopo faremo anche degli esempi.
E quindi Giuseppe, con questo rispondi anche alla domanda di Matteo che chiede se volessi vedere meno anni sovrapposti al grafico dal 73, posso farlo, giusto? Sì, assolutamente. Poi Ok. lo vedremo alla fine, farò vedere un po' come una sorta di analisi, come, anche a livello pratico, come fare il tutto. Sotto abbiamo, scendendo nella finestra, scendendo nella pagina, abbiamo sempre il grafico di euro-dollaro con la stagionalità detrendizzata. Questo qui io la considero una vera chicca, nel senso, come possiamo vedere, il grafico è, diciamo, simile ma non uguale tra la classica stagionalità e la stagionalità detrendizzata. Questo che cos'è in sé per sé? In alcuni grafici, per esempio, viene in mente monodirezionali, esempio l'SP500, che storicamente sono 10-20 anni che sale sempre, è chiaro che io nel momento in cui andrò a fare, cioè il software mi andrà a calcolare un'analisi per l'anno successivo, avendo tutti gli anni, diciamo, fissi rialzisti, mi darà comunque una tendenza ancora rialzista. Con questo grafico detrendizzato viene tolto tramite una formula matematica di un algoritmo, viene tolto il trend di fondo. Quindi diciamo, se noi cercassimo l'SP500, non è detto che ci troveremo un grafico che è fisso a rialzo, ma sarà più un grafico, diciamo, a zigzag, frastagliato. Questo perché? Questo qui è interessante per andare a individuare i massimi e i minimi che il mercato potrebbe andare a fare. Quindi noi abbiamo la classica stagionalità dove magari ci aspettiamo un massimo minimo in un determinato periodo dell'anno a livello statistico, a livello stagionale, ma con il grafico detrendizzato possiamo andare ad individuare ancora con più certezza, diciamo, con più precisione, quando in sé per sé comunque il sottostante potrebbe andare a fare questo ipotetico minimo o massimo. Quindi è un qualcosa che a mio modo di vedere è molto importante da poter analizzare, perché si Giuseppe, aggiunge. scusa, una domanda. Cioè, adesso vedendo questo grafico qui della linea rossa del 2018, quindi l'euro-dollaro si trova su potenziali minimi o non ho capito il grafico? Sì. Allora, guarda, allora qui prendendo in esame per esempio il grafico dell'euro-dollaro, abbiamo visto come a livello della previsione il grafico abbia fatto per circa 5 mesi abbondanti, quindi dall'inizio dell'anno fino alla fine, fino ad oggi, fino al mese scorso, cioè, si è uscito fuori stagionalità, giusto? Quindi perché comunque dava una fase ribassista tendenzialmente laterale poi verso febbraio-marzo prima di una salita nel secondo semestre. Nella realtà il prezzo ha fatto totalmente la cosa opposta, prendendo in esame questo periodo, giusto? Quindi il prezzo poi tutto lì, questo anche per questioni, per via di pseudoanalisi ciclica, magari lo capirò un po' di più. Su euro-dollaro a livello ciclico ci si aspetta la partenza di un ciclo importante, di un ciclo importante inteso non come un semestrale, un annuale, ma un ciclo, se ricordo bene, un 7, un 15 anni. Questo fa sì che comunque quando ci sono queste, diciamo, scadenze, questi periodi temporali, il prezzo va a fare un movimento opposto per poi andare a fare il minimo di ripartenza in modo molto violento. Ed è quello, diciamo, che in sé per sé comunque ha fatto euro-dollaro. Quindi andando ad analizzare noi, prendendo in esame questo grafico, potremmo dire, potremmo comunque azzardare e dire che i minimi che ci sono stati su euro-dollaro a fine maggio, se tenuti, potrebbero essere addirittura anche dei minimi annuali, e quindi il prezzo il 31 dicembre del 2018 potrebbe battere un prezzo più alto dell'1,1535, che è stato, diciamo, pips più, pips meno, il minimo che nella realtà ha fatto il prezzo. C'è anche da dire che questo qui a livello statistico, quanto più l'anno corrente segue la sua linea stagionale, tanto più, diciamo, è affidabile. Quindi vuol dire che comunque sta seguendo il suo andamento medio storico. Ci saranno degli aggiornamenti nelle prossime settimane anche sulla piattaforma che andranno ad evidenziare anche questa cosa. Quindi ci sarà magari un
un numeretto, una percentuale qui in alto che andrà magari ad evidenziare nel dire ok, siamo al 4 giugno, al 6 giugno, il prezzo dal 1 gennaio ad oggi ha tenuto la sua stagionalità con una tolleranza magari di più o meno 1%, così per fare un esempio, del 40%, 50%, 60%. Quindi ci sarà anche questo valore in più che potrebbe comunque darci una mano. Ok, quanti Vado avanti. trader, scusa, no, una curiosità, quanti trader ci sono in chat che utilizzano i cicli? Vediamo. Ok, Matteo. Poi ti faccio andare avanti, scusa Giuseppe, è solo una curiosità per capire. Perché io non utilizzo i cicli, però presento che... Okay. Sì, Andrea no, ancora. ok. Ah, a Mauro no. Diciamo che qualcuno c'è che utilizza i cicli. Non funziona meglio con le materie prime, poi magari vediamo qualcosa su WTI e Sì, perché il la dollaro. domanda di Paolo ha comunque un senso, perché rispetto al valutario, le materie prime, diciamo, hanno la vera stagionalità di fondo, quindi noi se prendiamo materie prime in esame, come potrebbe essere, non so, il grano, il cotone, lo zucchero, eccetera, eccetera, hanno, sì, o anche lo stesso natural gas, si sa che tendenzialmente, comunque per via della domanda e dell'offerta, il prezzo tende a fare determinati minimi in un periodo dell'anno e massimi in altri periodi. Quindi ci sta assolutamente, così come magari per le materie prime, di alcune cose che vengono, diciamo, dove ci sono i raccolti. Quindi, cioè, se uno pianta una cosa, crescerà in quel periodo dell'anno, per dirti. Quindi ci sta comunque la domanda, c'è l'affermazione che ha fatto Paolo, ma comunque io ho trovato, ci cioè abbiamo trovato anche dei riscontri sul mercato valutario, non solo guardando il singolo strumento, per esempio euro-dollaro, ma andando anche ad incrociare, io personalmente lo uso molto anche per incrociare, per capire tendenzialmente quando una valuta potrebbe essere comprata in un determinato periodo, quando potrebbe essere venduta. Nel senso, euro-dollaro, io vediamo come sia una zona di minimi. Se io mi vado a cercare magari euro-sterlina, euro-yen, anche euro-corona norvegese, per dirti, e vedo che tendenzialmente il periodo dell'anno dove l'euro viene comprato è questo, anche quello comunque mi lascia intuire che Esatto, c'è una forza, che quindi storicamente, vuoi o non vuoi, caso o non caso, ci siano stati comunque magari degli acquisti in quella determinata fascia temporale dell'anno. Quindi anche queste sono, per esempio, delle analisi che io utilizzo. Quindi poi lì l'operatività può essere sviluppata con le compro tutte, compro quella che ha perso di più, compro quella che sta seguendo più la sua stagionalità, compro quella che mi ha dato un segnale più bellino. Quindi diciamo in sé per sé, poi lì entriamo un po' nel personale, diciamo negli stili di trading su ognuno. Sì, anche Francesco dice lo utilizzo soprattutto sulle materie prime. Stefano dice su Eni, come pubblicato tu, la stagionalità è stata perfetta. Sì, avevo fatto alcuni articoli dove c'era sia il WTI, dove c'era anche Eni, Banco Popolare, diciamo che hanno fatto ciò che si aspettava che dovevano fare, quindi non è dire avevo ragione o avevo torto, hanno fatto ciò che storicamente hanno sempre fatto. Scendendo giù ancora, passiamo qui alla parte puramente statistica, quindi qui, come possiamo vedere, non abbiamo diciamo linee da seguire, ma abbiamo dei classici istogrammi. Cosa ci racchiudono in tutto questo? Qui possiamo vedere come il nome sia comunque la percentuale positiva di mesi. Cosa vuol dire? Il software ci va a calcolare nella sua storia o negli anni che noi andremo a selezionare quante volte il sottostante, in questo caso euro-dollaro, ha chiuso positivo il mese. Ogni mese dell'anno. E qui torniamo, si riaggancia alla parte stagionale, prendendo in esempio euro-dollaro dal gennaio del 73
a gennaio del 2017 ha chiuso solamente il 36,36% delle volte un mese positivo. Cosa vuol dire? Che il gennaio noi andare ad analizzare il gennaio del 73, il gennaio del 74, il gennaio del 75 fino al 2017 e il software ti calcolerà la percentuale di quante volte abbia chiuso quel mese in catena monthly, quindi in catena mensile dal primo al 30, 31, 28, 6 febbraio del mese, positiva quella candela. Quindi qui abbiamo visto come da un punto di vista stagionale, euro-dollaro tendenzialmente andava verso il basso, quindi comunque va comunque a sposare quella che la statistica che andremo che stiamo qui vedendo. E quindi questo te lo fa mese per mese, quindi abbiamo da gennaio a dicembre statisticamente quante volte il mese ha chiuso positivo o negativo. Quindi noi, se vogliamo investire anche a livello statistico in una determinata valuta, possiamo avere un vantaggio statistico come nel dire ok, il mese più performante di euro-dollaro a livello storico è settembre, per dire, dal 73 al 2017 settembre col 62% delle volte. Quindi magari io, se sarò su dei minimi a settembre, sicuramente magari a livello statistico sarebbe più conveniente andare long che short. Quindi diciamo, abbiamo la pura statistica che ci può aiutare. Quindi anche chi non volesse seguire magari la stagionalità, o magari come in questo caso il prezzo si discosta, potrebbe anche andare a seguire la pura statistica, quindi basandosi solamente sulla statistica. Quindi io paradossalmente a settembre, se apro un long su euro-dollaro, ho il 62% di possibilità che guadagni, che chiuda quel mese, in positivo. Quindi noi abbiamo il long o lo short, quindi levando lo spread, abbiamo long e short, abbiamo il 50% di vincere o perdere. Se lo facciamo a settembre e apriamo long a settembre, non abbiamo più 50 e 50 a livello statistico, ma abbiamo un 62% di potenziale gain. Poi quel gain giustamente dovrebbe essere quantificato, perché potrebbe essere un pips, come potrebbero essere. E qui viene scendendo ancora nella finestra un altro grafico, quindi abbiamo già quattro grafici che abbiamo visto, che questo qui è la monthly average performance, quindi ovvero la percentuale media di gain o loss che il prezzo ha avuto in questi nei determinati mesi dell'anno. Quindi noi che abbiamo analizzato il mese di settembre abbiamo detto ok, a settembre abbiamo un 62% di statistica che potrebbe andarci a favore di un mese positivo, sì, ma di quanto? Statisticamente dell'1%. Quindi statisticamente euro-dollaro ha chiuso l'1% del mese di settembre con una candela che con un guadagno medio dell'1%. Possiamo vedere come, per fare un esempio, nel mese di dicembre la performance sia più alta, nonostante la percentuale dei mesi positivi è 57%. Quindi cosa vuol dire? Potrebbe voler dire che magari a dicembre abbiamo diciamo, una maggior forza del sottostante, perché io con un 57% di mesi positivi vado a fare una performance media dell'1,24, che è sicuramente maggiore rispetto comunque al 62% dei mesi positivi e all'1% di performance media. Quindi questo In possiamo. effetti, diciamo che su maggio segnalava una perdita media, sì, in maggio e anche su. Allora, noi prendendo in esame maggio, Esatto, prendi. è il mese peggiore dell'anno, diciamo, a livello statistico. Maggio, cioè, se vado short, statisticamente avrei guadagnato. Quindi, varie analisi, cosa possiamo fare? C'è chi utilizza anche la stagionalità in modo inverso, nel senso il prezzo si è allontanato molto per un qualsiasi motivo, quindi potrebbe essere che magari nel corso di quell'anno siano cambiati i tassi, sia successo qualcosa in Europa, in USA, sia scoppiata una guerra, quindi questo non esiste nulla, nessun software che può prevederlo.
il prezzo si è allontanato di tot, diciamo, dalla sua media storica e guarda caso nel suo mese atteso peggiore c'è stato comunque un riallineamento, perché comunque il prezzo ha subito, per quanto riguarda euro-dollaro, ha fatto 10-11 candele negative, una presso l'altra. Qui lo possiamo vedere anche sulla piattaforma di Tikmil, su un grafico daily, cioè il prezzo è passato ha perso circa 800 pips, in quanto qui siamo dal 24 aprile, quindi comunque a maggio ha avuto sicuramente una candela rossa, bella piena. Quindi c'è chi Quindi, insomma, anche. statisticamente ci indicava che era diciamo, il mese peggiore per comprare. Sì, assolutamente. Quindi quando tutti su questi massimi davano l'euro-dollaro a Euro target 23, sì, super lo ricordo. ambiziosi, sono arrivati in faccia 800 pips nel giro di un mese, senza respiro, perché qui a parte 2 giorni di un piccolo pullback non c'è stata veramente respiro, e il prezzo è tornato di nuovo giù a battere addirittura i minimi vicino a 1,15, mi pare che abbia toccato. Quindi diciamo chi è entrato qui su base, non so su che base, non se la sta passando bene adesso, e quindi sicuramente in sofferenza. Quindi anche questo potrebbe darci un aiuto sul sapere quando e come andare a fare un qualcosa, al di là del software, al di là della nostra strategia. Quindi uno può averci una qualsiasi strategia, come detto prima, e andare a vedere e dire: ok, io ho questa strategia, investo, non vado long, lo salto sto segnale long su euro-dollar, perché a maggio statisticamente mi è negativo. Quindi sono dei filtri che si usano anche nei trading system. Chi fa trading system un po' più avanzati, un po' più quantitativi, credo che comunque io faccio anche quello, quindi credo che comunque andrà ad utilizzare dei filtri per giorni della settimana e per mesi, e migliorano un po' le performance, perché ci sta un trading system magari basato su una determinata logica che si può adattare più a una fase di mercato. Magari quel mese storicamente tende a fare una cosa che non si adatta al mercato, e se io gli faccio un backtest dal 2000 al 2018 in 18 anni e a gennaio mi perde sempre, io l'anno prossimo a gennaio lo stacco, per dire. Quindi bisogna averci anche questo tipo di approccio. E per gli amanti, abbiamo ancora un altro grafico, per gli amanti della volatilità abbiamo anche i valori di volatilità mese per mese, anche qui. Quindi abbiamo la percentuale dei mesi positivi, abbiamo la performance attesa dei mesi in corsa, abbiamo anche la volatilità. Quindi diciamo, anche in questo caso, per chi basa su tecniche di volatilità, opzionisti, magari chi pratica opzioni che molti basano proprio sulla volatilità, può comunque trarre indicazioni vantaggiose da questo grafico. Quindi andare a vedere a livello statistico quale mese potrebbe essere più volatile, potrebbe adattarsi a un determinato tipo di strategia. Un mese meno volatile magari potrebbe adattarsi a un altro tipo di strategia. Quindi è un qualcosa comunque che può ancora, a mio modo di vedere, aiutare i traders. E ancora ultimo grafico. Qui abbiamo una sorta di, chiamiamolo expert advisor. Cosa fa? Questa è l'equity line investendo a giugno, quindi nel mese in corso, in questo caso siamo a giugno. Il software ci simula un acquisto di 10.000 unità, e ci calcola se noi avessimo comprato il primo del mese e venduto l'ultimo del mese, storicamente co cosa avremmo fatto. Quindi un vero e proprio backtest. Quindi è chiaro che se io avrò un equity magari tendente a rialzo in quel mese, è come se avessi un expert advisor che ha quel backtest, che ha un backtest con quella equity line. In sé per sé comunque potrebbe essere la stessa cosa. Stessa cosa in cui se io ho un equity fisso al ribasso, perché in questo caso viene simulato long l'acquisto se l'andiamo a ricercare. Quindi se ho un equity line fisso al ribasso, vuol dire che comunque quel mese sarebbe stato performante se fosse andato short. Quindi bisogna vederla nel modo
nel modo inverso. Adesso, se non ci sono domande, farò un po' vedere, diciamo, le funzioni che stavamo parlando prima, quindi come andare ad aggiungere anche altri anni, e quindi magari avere una sorta di un qualcosa di esponenziale che magari ci metta a frutto un po', ci metta in visione, diciamo, anche vari periodi dell'anno, dei decenni. Quindi cliccando sul rettangolo di Edit Charts si aprirà una schermata. Quindi possiamo modificare, se vogliamo una linea sola, noi la possiamo modificare. Quindi questo 1973 possiamo metterla in qualsiasi anno, fino al 2017, o anche possiamo decidere di vederlo dal 70 all'80, non so, per determinate analisi o per avere una fonte di ricerca di una determinata cosa. E se clicchiamo sul rettangolo di colore blu, possiamo aggiungere altri anni. Quindi io, per esempio, posso farlo, non so, dal 2000 fino al 2017. E ne posso aggiungere ancora un altro, magari facendolo dal 2010 al 2017. Cliccando poi su Apply, presso il software nel giro di qualche secondo caricherà tutto, e io ho, diciamo, le varie linee con i vari colori. Perché questo qui potrebbe essere interessante? Come possiamo vedere, la linea, la blu, che è quella lì che avevamo inizialmente, ha comunque, ok, ha quella che è la maggior storia. Però, se noi andiamo ad analizzare, quindi andando avanti dal 2000 al 2017, quindi andiamo ad analizzare 10 anni, vediamo come in sé per sé alcuni periodi dell'anno cambiano rispetto alla linea di colore verde chiaro che rappresenta dal 2010 al 2017, quindi gli ultimi 7 anni. La differenza sostanziale la possiamo vedere nel mese di dicembre, dove dal 2000 al 2017 abbiamo un vero e proprio, chiamiamolo, rally al ribasso rispetto alla sua storia. Quindi per questo è interessante, diciamo, confrontare vari periodi. Questo vale anche sulle materie prime, soprattutto sulle materie prime, perché su quelle lì dove ho detto che ci sono i raccolti, perché logicamente il clima che avevamo nel 70 o nel 2000 è sicuramente diverso dal clima che abbiamo oggi, e quindi determinate cose potrebbero, diciamo, anticipare o posticipare i raccolti, e questo si potrebbe comunque anche ripercuotere sui grafici con un minimo o un massimo fatto magari un mese prima o un mese dopo. Quindi avendo questa funzione di mettere uno o più grafici tutti insieme di colori differenti, diciamo, ci aiuta a fare anche questo tipo di analisi, e logicamente noi lo troviamo su tutti gli altri grafici che abbiamo visto, compreso questo qui. Lo ritengo molto interessante, compreso anche la parte puramente statistica. Quindi noi abbiamo, prendendo in esame il mese di maggio che abbiamo visto adesso, abbiamo visto come la percentuale sia drasticamente calata. Cioè, dal 2010 al 2017, Spettacolare. cioè, abbiamo visto come maggio, per un motivo o per l'altro, non possiamo saperlo. Cioè, se ve long sei praticamente spacciato, perché c'hai l'88% di probabilità che il mese sia short. Quindi, mettendo più anni, noi possiamo averci questa forma di grafico dove gli istogrammi magari ci andranno a evidenziare se nel corso della sua storia c'è stata una sorta di rialzo o ribasso in quel mese, quindi se si è acquistato di più e sempre di più, o se si è acquistato, ma si è acquistato in modo stabile e storico, o se si è acquistato di meno. Quindi questo qui è molto interessante. Per esempio, ad aprile abbiamo la crescita esponenziale, quindi si passava dal 53% a livello storico, saliamo a 75% a livello dal 2010 al 2017. Quindi, diciamo, ad aprile sicuramente non sarei andato in un mese short. E stessa cosa abbiamo sugli altri grafici, quindi con anche la percentuale di mesi positiva. Quindi vediamo come gennaio, che abbiamo visto statisticamente è da short, nella realtà il prezzo ha fatto
la cosa opposta perché è partito a rialzo, ma un piccolo allarme, che non vuol dire un piccolo allarme, non vado short ma vado long, un piccolo allarme o comunque una piccola analisi potrebbe pure voler dire non vado short, resto fermo, non mi è chiara la situazione. Ci sono 200 strumenti, ne cercherò qualcun altro dove mi è più chiaro. Possiamo vedere come gennaio man mano sia comunque si perda, ma si perda di meno rispetto a prima. Come possiamo vedere, maggio si guadagna, si perde, ma si perde molto di più, così come novembre si perde e si perde moltissimo di più, soprattutto negli ultimi anni. Quindi possiamo averci queste indicazioni che sono molto, molto interessanti. E possiamo vedere questa cosa anche con la volatilità. Si dice che la volatilità negli ultimi anni sia diminuita. In sé per sé comunque è la verità, perché qui possiamo vedere come gli istogrammi verdi siano quasi tutti i mesi inferiori comunque a quelli storici o anche a quelli del 2000, quasi sempre. Quindi questa dire la volatilità è diminuita sui cambi negli ultimi 5, 6, 7 anni, diciamo, ha una base fondamentale, cioè nel senso ha un qualcosa di veritiero, perché appunto è vero. Quindi dimmi se ci sono domande. No, quindi il sell in May funziona molto bene su euro-dollaro, mi sembra di capire. Quindi Sì, sì, ci sono assolutamente. diverse domande. Allora, Giuseppe, se sei d'accordo, io direi di fare un po' di analisi anche Ok. on demand, quindi potete chiedere in chat. Facciamo un'analisi, vedo un po' già di domande su chi mi chiede un'analisi sul petrolio. Quindi magari partiamo col petrolio, poi scrivetemi in chat se volete un'analisi particolare, vediamo di farla e poi rispondiamo anche alle altre domande. C'è chi ti fa i complimenti anche per il Banco Popolare, avevi preso un'ottima analisi. Sì, ho fatto la guerra col mondo intero con Banco Popolare. Ottimo. Allora, sì, dai, vediamo prima il WTI, ottimo. Ok. Questo qui possiamo vederci, come abbiamo detto prima, abbiamo il crude oil. Con la linea blu che rappresenta il grafico dall'83 al 2017, di default il software va a calcolare, diciamo, nella prima ricerca il massimo della storia che ha a disposizione. Quindi, se in questo caso è dall'83 e nel caso prima era dal 78, non è che si sono persi 5 anni, è perché comunque i dati partono proprio dall'83. Analizzando all'inizio anno, come abbiamo detto, questa linea. La blu ce l'abbiamo già tracciata all'inizio dell'anno. Poteva essere interessante, guardando inizialmente solamente il grafico classico della stagionalità, andare a cercare comunque nel primo trimestre dell'anno dei minimi sul petrolio, perché qui vedevamo comunque a livello stagionale dei minimi che il prezzo potrebbe fare nella prima metà. Diciamo nei primi 2 mesi più che altro dell'anno, per poi avere un sostanziale rialzo dalla durata anche di un bel po' di mesi, diciamo almeno fino alla metà di maggio, prima di quest'altra fase tendenzialmente laterale o comunque ribassista. Col detrendizzato, dove andiamo ad individuare, quindi vediamo come questo grafico sia in questo modo e il detrendizzato, vedi come va ad accentuare molto di più sia i massimi e i minimi. Quindi noi abbiamo la stagionalità, andiamo a cercare l'ipotetico punto di ingresso a livello teorico sul grafico detrendizzato e ci vediamo come il periodo nel mese di febbraio era un periodo da dove si poteva comprare e da tenere, diciamo, fino alla fine di aprile o comunque massimo a maggio sarebbe stato da vendere. Ok? Quindi questo qui Quindi abbiamo. a ottobre dobbiamo vendere il petrolio, giusto? Sì, in questo caso noi possiamo vedere come se il prezzo del petrolio sarà su dei massimi verso settembre-ottobre, sicuramente è consigliabile andare a livello statistico ci indica ad andare a chiudere l'anno, diciamo, con un ritracciamento o comunque con un ribasso a seconda di come si va a vedere il prezzo. E
possiamo vedere qui su base percentuale di mesi positivi come i mesi da comprare comunque indicati potevano essere quelli di febbraio e marzo e siamo diciamo a parte il mese di a parte il mese di luglio comunque con una percentuale tra le più alte dell'anno, quindi abbiamo anche su una base statistica un qualcosa che ci può aiutare e soprattutto il mese di marzo ci indica come a livello storico il prezzo poteva andare a fare un rialzo con questo qui è il grafico della volatilità, quindi in questo caso mi dice che la volatilità sarebbe stata del 18%. Questa qui, vabbè, è riferita al mese di giugno e di default, quindi non si può, non possiamo, cioè ogni mese vediamo quello in corso, non posso andare a vedere adesso, in questo caso, quello che è stato fatto a maggio, l'equity line che mi usciva. Se vogliamo Ok. fare la stessa cosa di prima, possiamo provare a mettere altri dati, altri anni. Quindi facciamo sempre da 2000, 2017, da 2010. Io personalmente una configurazione che uso proprio questa qui, quindi la storia da 2000 e da 2010 fino al 2017 per cercare di andare a cogliere eventuali sfumature. Quindi in linea di massima i grafici fino a maggio, diciamo, fino al periodo in cui qui eravamo dando comunque una linea pressoché simile, quindi comunque procedono nella stessa direzione. Poi negli ultimi 7 anni, diciamo dalla metà di aprile, dalla fine di aprile, inizio di maggio, soprattutto gli ultimi anni, il prezzo è sceso molto di più rispetto al suo passato. Quindi vediamo come, diciamo, la stagionalità storica che si è sempre avuta negli ultimi 7 anni, diciamo, bisogna stare un po' più attenti, almeno per chi volesse andare a allungare, in questo caso WTI. Quindi per chi avesse un'idea di andare a valutare delle occasioni ribassiste, sicuramente per quello che è stato negli ultimi 7 anni è un qualcosa che assume comunque valenza. Quindi questo qui è il grafico dei mesi positivi, vediamo come comunque dal 2000 fino al 2017, nel mese fi di febbraio si sia comprato molto di più. Nel mese di maggio abbiamo, diciamo, il ribasso 51, 50, 37, quindi negli ultimi 7 anni si è avuto molto ribasso. Nel mese di giugno anche qui un 37, nel mese di luglio si è avuto una percentuale più o meno vicina alla sua media, ma la zona, diciamo, che interessa di più è che comunque verso fine anno tendenzialmente il prezzo sta aumentando la sua comunque i suoi acquisti, ma nonostante stia aumentando comunque i suoi acquisti, quindi le sue chiusure di mesi monthly positivi, abbiamo sì un miglioramento, diciamo, della performance media mensile, ma tuttavia comunque non ancora esaltante, quindi restiamo comunque tra i mesi peggiori dell'anno. Volevo far vedere l'altra sezione, altrimenti magari non riusciamo col tempo. Prima parlavo che insieme a Stefano Arcias abbiamo la sezione Signals, che anche questa è un qualcosa di molto interessante. Cosa abbiamo qui in questa sezione? Il grafico praticamente ogni giorno si aggiorna circa a metà mattinata ed è bene Stefano, consigliarlo. scusa se ti interrompo. Allora, questa parte qui, tu sai, per ragioni di compliance, comunque noi siamo regolamentati FCA UK, non possiamo far vedere sezioni di segnali perché sono vietati. No, no, Quindi no, magari vabbè. fai solo un accenno. Quindi c'è anche questa sezione Sì, di segnali dove ci sono. è chiamata in questo modo, ma nella realtà non è quello, quindi la spiego brevemente, dove comunque all'inizio lo fa ogni giorno, ma è bene valutarlo nei primi giorni del mese, nel database va a cercare, diciamo, gli
gli strumenti che hanno, diciamo, una maggior probabilità comunque di trend tramite sempre dei calcoli algoritmi che possiamo poi sfogliare ognuno, non so, per esempio, qui metta anche il sugar oppure il dollaro contro l'Hong Kong, quindi ci sono tutte le valute. Quello che ti appare è semplicemente questo. Quindi l'equity line investendo long nel mese di giugno ti mette in esame, diciamo, ti mette in watch list la sezione e dire: guarda, sto mese sta valuta, questa commodity ha fatto una performance positiva. Dagli un occhio e ti dà delle indicazioni, ti dice: negli ultimi 10 anni la performance è stata circa della parità nella sua storia, dello 0,2%, la volatilità è stata questa, la percentuale dei mesi positivi è stata questa, il massimo drawdown prima di un mese vincente è stato questo, il prezzo che è partito da inizio del mese, l'ultimo prezzo e la performance attuale. Quindi, diciamo, in sé per sé è una sorta di filtro, chiamiamolo così, non proprio una sezione di segnali operativi, quindi non è che uno va lì 100%, clicca e via. Diciamo, è una sorta di filtro Esatto. che ti mette in evidenza, diciamo, se uno giustamente spazia tra varie cose, ti mette in evidenza un qualcosa da analizzare un po' più al Teorizzo che fondo. Diciamo che, comunque diciamo un po', devi. adesso il nome, diciamo, è Algorithmic Rank, più che altro, più che Signals, che Ottimo. Non date credito comunque a chi vende segnali, poi chiedete sempre comunque come sempre un MyFXBook o qualcosa che certifichi la profittabilità dei segnali che vengono dati. Abbiamo visto che questo non è il caso, quindi Giuseppe, se poi, e poi magari chiudiamo con le domande, mi hanno chiesto un'analisi sul DAX, gold e gas naturale, se puoi farne. Ok, Poi va ce ne bene. sono altri, però magari non riusciamo a farli. Però prendiamo un po' il DAX, gold e il gas naturale. Ok, guardiamo. Okay, il primo che ho fatto è stato il DAX, quindi qui abbiamo dal 90 al 2017 la tendenza che possiamo avere per i prossimi mesi è più che altro di andare. Io allora parto dal presupposto che io personalmente cerco di individuare delle tendenze, quindi se siamo già long, qui non vado a cercarmi il pezzettino per andarmi a fare i gain, perché devo andare a spaccare la punta della previsione. Quindi partiamo da questo presupposto: ci deve essere nell'operazione che noi andiamo a fare, guardando a primo impatto, comunque, diciamo, un qualcosa da prendere, quindi non un pezzettino piccolino, ma di ok, sto entrando short in estate sul DAX, perché potrebbe darmi una performance magari di un 2%, di un 3%, di un 5%, a seconda di quello che è del sottostante. Quindi cerco di individuare delle tendenze. In questo caso io sul DAX non andrei long a cercarmi questo minimo, ma piuttosto, se dovesse tornare vicino a dei massimi, andrei a cercare poi in estate degli short. Oppure, se voglio mettermi in trend, andrei a cercare dei long a fine estate, fino a fine anno. Quindi, diciamo, io la guardo sotto questo punto di vista, anche perché qui dà un pezzettino, diciamo, di rialzo, ma il detrendizzato ti dice: guarda, da maggio tendenzialmente c'è una fase laterale e poi per tutta l'estate è attesa discesa. Quindi io non vado a cercarmi il pezzettino long. Quindi poi dipende anche dall'ottica, così come non faccio un'analisi un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi. Entro un giorno e me ne esco col gain, a meno che non abbia fatto un 10% in un giorno per un qualsiasi motivo, ma quindi cerco comunque di dosare l'analisi. Quindi qui dico che in questo caso, per esempio, l'ESMA, io sono tra quelli, diciamo, non favorevoli, o comunque dove Non me ne probabilmente parlare. non mi influenza più di tanto, perché comunque operando in questo modo la leva la uso veramente pochissimo, esagerando. Quindi per chi fa questo tipo di operatività sicuramente non crea comunque, diciamo,
difficoltà. Quindi, Quindi ad agosto sul DAX possiamo cercare setup ribassisti. Ad agosto siamo autorizzati statisticamente parlando, giusto? sì, ma anche, guarda, possiamo anche, sì, allora il mese migliore sarebbe questo qui, agosto, Ok, quindi agosto ci prepariamo per gli short. Ok. che statisticamente è il mese peggiore, cioè quindi proprio dal 90 al 2017 agosto è proprio il mese peggiore su cui andare ad investire, così come aprile è il mese migliore, quindi qualcuno potrebbe dire ok, io vado ad operare solamente nei mesi dove statisticamente è stato o il mese migliore o il mese peggiore dell'anno. Quindi uno potrebbe fare anche dell'analisi di questo genere e potrebbe dire ok, nel DAX il mese d'aprile è il mese migliore che andavamo a effettuare, è il mese migliore che il prezzo dovrebbe salire. Ok, ad aprile il DAX manca fa la posta, Vediamo se dai. c'è corrispondenza vai sul grafico del DAX sulla piattaforma di Thickmill. Il DAX, eccolo qui. Oh, Che siamo mettilo sul sul grafico daily. monthly, così vediamo. Allora, aprile. Questa qui. Perfetto. Quindi, anzi, poi qui siamo in trend, siamo su un supporto. Il prezzo ha fatto varie spike su questi livelli, quindi chi utilizza comunque queste nozioni, opera comunque su queste cose. Credo che comunque In avrei quel preso. caso qualcuno esatto, chi può poi cercare solo setup e magari rialzisti solo ad aprile, setup magari ribassisti solo se non sbaglio era agosto, esatto. Sì, poi Ok, comunque. allora poi chiudiamo con, scusa se stringo i tempi, ma siamo quasi fondamentalmente fuori tempo massimo. Ti chiedo il gold. È Stefano che ce l'ha chiesto diverse volte, il gas naturale, quindi facciamo prima il gas naturale, se non ti dispiace così. Ok, Naturale. gas naturale. Eccolo qui. Allora, qui col gas naturale, anche qui abbiamo un grafico che va dal 90 al 2017. Quindi, in questo caso, io non lo seguo molto il mercato, ma mi immagino che il prezzo sia salito di 18% solamente a gennaio. Credo per qualche, non so, per qualche notizia Faceva molto freddo a gennaio, quindi magari. qualcosa. E fa sì che comunque nel giro di febbraio, tutto quello che ha fatto a gennaio, a febbraio in 2 settimane se l'è portato di nuovo a zero. E adesso sembra seguire comunque in modo abbastanza lineare la sua stagionalità. Anche qui, andandolo a vedere sia col grafico stagionale normale sia col grafico detrendizzato, già da questo mese potremmo andare a cercare delle operazioni a ribasso. Quindi io qui long non ci andrei più guardando la parte statistica, guardando invece la parte stagionale, guardando invece la parte di mesi positivi, possiamo vedere anche qui come si passa da 53% di maggio a 46% di giugno e si scende solamente al 39% a luglio. Quindi comunque abbiamo una corrispondenza anche statistica di un ribasso, diciamo, in questi 3 mesi. A livello di performance, anche qui possiamo averci la stessa cosa. Quindi a maggio rimane ancora poco poco positivo, a giugno rimane pressoché, diciamo, sulla parità, a luglio, il prezzo, diciamo, è già con Scusa, una performance media negativa. Giuseppe, ma in questi casi, con questo adesso, queste statistiche qui che stai facendo vedere proprio su questo grafico, si può utilizzare anche per cercare delle fasi di ipercomprato e ipervenduto? Cioè, mi spiego meglio. Se nel caso mettiamo settembre, no, dove vedo che c'è un rialzo del 12% più o meno, no? Quindi magari vedo che sul grafico abbiamo un aumento del 15%. Quindi siamo andati fuori statistica, magari posso cercare dei setup ribassisti, quindi magari vedeva come una zona di ipervenduto e quindi vendere per farlo rientrare, diciamo, nella statistica. Sì, assolutamente. A questo potrebbe aiutarti, la sezione della volatilità. Quindi tu
Per esempio, gennaio, che c'è stato quel 20% in 10 giorni, statisticamente vediamo così come dicembre è uno dei mesi più volatili del natural gas. Quindi, comunque è un qualcosa che potrebbe andare ad essere analizzato. Quindi, ci sta quello che dici tu, il setup. Poi, allora io personalmente. Quando prendo delle posizioni, cerco di frazionare gli ingressi, nel senso, quindi comunque uso la mia size iniziale, che sia, mettiamo, di un'unità, quindi mettiamo questa unità di misura, me la fraziono proprio in questo senso. Quindi magari vado a cercarmi dei punti dove, quindi con degli ordini limiti, in questo caso, dove comunque a livello tecnico, a livello ciclico, il prezzo potrebbe andare a fare un qualcosa. Quindi, diciamo, sconsiglio anche di entrare a botta secca, perché comunque non è che spacchiamo il giorno, questo ci mancherebbe altro. Sono delle analisi che vanno fatte comunque nel medio-lungo periodo. Quindi, a noi interessa, almeno io personalmente la interpreto come crearmi un prezzo medio di carico senza sovraespormi in una zona grafica che sia comunque interessante e che abbia margini per farmi fare il mio movimento atteso. Quindi, diciamo, io l'ho imposto un po' in questo modo. Molto saggio come Altro operativa, elettro? assolutamente d'accordo. Il Sì, fucsimì infatti per. Matteo diceva anche come un accumulo, quindi era d'accordo anche Matteo. Sì, per esempio. Io, Sì. che c'era anche qui l'articolo, una delle posizioni che ho preso è stata su FTSE MIB al ribasso. Quindi, e cercherò, nel limite del possibile, di tenerlo comunque per un po'. Quindi almeno un migliaio di punti vorrei farlo, per dirti. Quindi è chiaro che comunque va individuata un qualcosa che il prezzo sta seguendo. Come ho detto all'inizio, più il prezzo attualmente segue quella che è la sua media stagionale, più diciamo, statisticamente, più ci possiamo attendere che continui a fare ciò. Quindi la legge dei numeri dice questo. Quindi noi, almeno a livello teorico, ci dobbiamo attenere a quello. L'altro era il gold, mi hai detto? Sì, chiudiamo con il gold e poi diciamo come averlo questo software, perché in chat dicono ok, ma come possiamo averlo? Assolutamente. Il gold, proviamo a metterci un po' negli ultimi anni, che anche il mercato del gold è cambiato rispetto al 70. L'altro poi il software gira bene anche da mobile, è Sì, già infatti ho visto che non si è ottimizzato. mai impiantato, quindi anche se gestisce una grossa mole di dati, è molto Sì, questo veloce e immediato, complimenti. è stato investito abbastanza proprio per far sì che non ci siano bug o comunque che sia una cosa veloce, fatta in modo veloce. Allora, possiamo vedere qui su Gold, in linea di massima, la stagionalità rispetto alla sua storia prosegue in un modo abbastanza simile. Tende a staccarsi l'ultimo grafico, quindi il 2010-2017, poco dopo l'estate. Quindi poco dopo l'estate, diciamo, il gold tende a scendere fino a fine anno. E qui noi possiamo intersecare comunque queste analisi nel dire ok, il gold più o meno è correlato, richiusa le correlazioni, è correlato con euro-dollaro, quindi magari metto tanti tanti tassellini insieme e cerco di capire. Quindi in questo caso, chi ricorda il grafico del DAX di prima, si dice che a dicembre c'è sempre il rally degli indici, eccetera, eccetera. Il gold, essendo comunque inversamente correlato con gli indici, negli ultimi anni scende. E chi si ricorda, chi ha visto, potrà andare a vedere il grafico del DAX di prima, a dicembre comunque era atteso statisticamente, comunque stagionalmente, un rialzo. Quindi possiamo fare anche questo tipo di analisi per valute, quindi andare a cercare se quella valuta storicamente quel mese ha comunque un acquisto o una vendita. Possiamo basarlo sul dollaro, quindi magari andare a guardare euro-dollaro, dollaro-yen,
il gold col VTI, eccetera, eccetera. Quindi possiamo fare tantissimi, tantissimi tipi di analisi. Su gold, personalmente, io comunque, come possiamo vedere, dal detrendizzato anche da comunque una fase di flat, e cercare, diciamo, quello che cercherei è anche qui, così come avevamo visto prima, dopo l'estate, quindi da settembre, dei punti alti per cercare di fare un trade short da tenere un bel po'. Possiamo vedere come anche a livello di mesi percentuali positivi, da settembre storicamente l'istogramma verde, che è l'ultimo, scende sempre rispetto alle sue medie passate. Così, diciamo, come a parte il mese di ottobre, abbiamo sia settembre, sia novembre, sia che dicembre. Addirittura la performance che nel mese di settembre, nei mesi di novembre, nei mesi di dicembre era positiva, addirittura a novembre e a dicembre è passata totalmente negativa e di non poco. Quindi comunque andiamo ad evidenziare come in questi 3 mesi, negli ultimi 7 anni, ci sia comunque un deciso ribasso, e far sì che comunque il prezzo si stia spostando, come abbiamo visto nel primo grafico, dalla sua stagionalità. Mi dicono quindi sul gold, agosto è un buon mese per andare long, giusto? Allora, si Da potrebbe sapere, sì. sì, allora qui poi va anche entra un po' l'aspetto discrezionale, nel senso, se io ho detto che stare flat su gold, però se il prezzo per una news, per un qualcosa, per esempio nel mese di luglio, o comunque nel mese di agosto, va a farmi dei minimi interessanti, mi va a generare un qualcosa di interessante, allora io in quel caso il long lo valuto lo stesso. Poi Quindi Giuseppe, diciamo. noto, se sei d'accordo, che allora qui vedo agosto long sul gold, che diciamo è il bene rifugio per antonomasia, no? E ho visto che sul DAX invece dava ad agosto ribassista, quindi diciamo che ci siamo anche a livello fondamentale. Sì, anche con la Ottimo. correlazione, e chi utilizza anche, perché si dice ogni tanto, ma le correlazioni funzionano, ma non funzionano sempre, perché ci sono in ballo comunque chiusure, aperture cicliche, ci sono movimenti magari che vengono fatti, spostamenti, non so, magari di soldi. Si dice l'America ha tolto i soldi dall'America, li ha messi nel gold, li hanno messi sul petrolio, si dicono tutte queste cose, e potrebbero comunque far sì che questi movimenti siano per questo. Quindi magari per chi utilizza tecniche di correlazione potrebbe andare a fare un'analisi di questo genere e andarle magari ad operare, o comunque a valutarle solamente nei mesi dove statisticamente risponde bene. Quindi anche quella potrebbe essere un'alternativa. Come ho detto, è un software implementativo, quindi non aspettiamoci: ok, entro qui, mi cerco il segnale, ok, questo va long, ok, clicco long, ciccia. È comunque un software implementativo che va a fare da filtro, come uno strumento d'analisi, e non poco comunque ai nostri trade. Quindi chi usa, come ho detto, Expert Advisor e vuole mettergli una componente quantitativa, può andarsi a vedere la sezione statistica sulle correlazioni, può andarsi a vedere le correlazioni, può andarsi a vedere chi pratica magari acquisti di valute, quindi magari valuta forte e valuta debole, andare a cercarsi quando una valuta è forte e quando una valuta è debole. Da un punto di vista puramente statistico, compro sempre nel mese migliore dell'anno e vendo nel mese peggiore. Offre opzionisti per la volatilità, per chi pratica strategie di volatilità, quindi offre comunque delle analisi, moltissime analisi a disposizione. Ok, allora la domanda di prima, molti mi chiedono, stanno chiedendo come si può avere. Poi non ho capito, Andrea mi scrive se posso chiamarlo, ma io o Giuseppe, dopo il webinar, se puoi chiamarmi. Andrea, non ho capito chi deve chiamarti dopo il webinar. Poi ci sono molte altre domande di natura tecnica che adesso non riusciamo a rispondere, poi magari. Comunque, Giuseppe, tu hai anche Intanto riferimenti? adesso, lascio i contatti, e Ok, direi che allora io andiamo. faccio una premessa. Tikmill, come sapete, è un broker, non market maker, quindi noi non regaliamo software o altre cose per farvi aprire il conto trading, assolutamente no, non è questa la nostra politica.
adesso Giuseppe ci mostra i prezzi di questo software e poi vediamo se per i clienti di TIC 1000 c'è comunque uno sconto su quei prezzi che Giuseppe ci mostra. Sì, allora, la piattaforma noi l'abbiamo pensata di fare accessibile a tutti. C'è comunque un grandissimo lavoro dietro. Io sono qui oggi, diciamo, a parlarne, ma comunque dietro ci sono chi fa la gran parte. Io faccio il lavoro più facile, dietro c'è la gran parte di chi fa il lavoro e ha speso veramente tantissimi mesi o comunque energie nel strutturare il tutto, perché comunque non si parla di 10 sottostanti, ma abbiamo visto come comunque ci sono ad oggi circa 3.000 strumenti, quindi quelli della piattaforma di TIC 1000. Poi potete aprire la vista del mercato, fare mostra tutto, e tutto ciò che c'è qui lo trovate. Quindi dalla cosa più tradata al cross, come già detto, più strano. Quindi su quello non c'è dubbio, e soprattutto i prezzi sono accessibili, quindi si parte addirittura da 2,50 euro per un abbonamento daily, si va a 10 euro al mese e 90 euro, 89,99 in un anno. Quindi diciamo è un qualcosa del tutto accessibile. Chi conosce. Infatti Matteo scrive che costano 5 volte tanto questi tipi di software nei competitor, quindi è assolutamente un prezzo molto accessibile, quindi sicuramente no, fare conviene comunque farlo magari annuale, 90 euro. Poi c'è uno sconto, se non sbaglio, anche per chi ha già il conto di TIC 1000 Sì, del noi 10%, inoltre, infatti oltre a questo. abbiamo pensato a chi ha seguito il webinar, comunque a chi è già cliente di TIC 1000, di poter usufruire di uno sconto appunto del 10% che è valido da oggi fino al giorno 6, quindi diciamo nella serata di oggi e per i successivi, due giorni. Quindi lo sconto del 10% su un prezzo già comunque basso, riteniamo che sia comunque un'ottima occasione che il broker Beh, se TIC 1000 non può. si investono in questi software, cioè 80 euro all'anno alla fine con lo sconto, se hanno tutte queste informazioni che statisticamente sono molto rilevanti, io, cioè, ho un investimento davvero minimo, quindi per tutto quello che poi tutte le informazioni che vengono date. Ok, questi sono i tuoi contatti, quindi chiedete direttamente per qualsiasi informazione sul software, chiedete direttamente a Giuseppe, quindi al suo team. C'è anche il sito web, per la parte ovviamente del broker, e poi chiedete a me, quindi avete già i miei riferimenti, quindi per tutto quello che concerne il broker, chiedete a me, per la parte del software, quindi alle email che vedete qui nelle slide. Sì, tutto giusto. Quindi, come già detto, poi la piattaforma è appena nata, sono comunque in cantiere tantissime migliorie, come quella lì che stavo dicendo, della percentuale di quanto nell'anno attuale sta seguendo la sua storia. Quindi, l'implementazione ancora degli strumenti, quindi c'è tutto ancora da migliorare rispetto a quello che già è, quindi si può solo Vabbè, andare tanta avanti. roba già adesso, quindi complimenti davvero per un bellissimo lavoro. A me piace molto l'approccio statistico. Questo software risponde in maniera molto, molto professionale a questa esigenza che per chi poi utilizza e cerca comunque dei riscontri statistici al proprio training. Certo, Ok, poi allora. Sì, scusa Giuseppe, se vuoi aggiungere qualcos'altro, poi sì, no, no, chiudiamo. no, stavo dicendo, diciamo, cercato comunque di dare quello che comunque i competitors già danno, ma a un prezzo, aggiungendoci qualcosa di nostro, perché per esempio la parte statistica, l'equity, il grafico detrendizzato sono comunque delle cose che abbiamo pensato noi, addirittura dandola a un prezzo per 5 volte anche poco forse rispetto ai competitors che
in sé per sé, un po' come i medicinali, hanno solo un marketing migliore. No, mi fa piacere perché in chat ti stanno facendo i complimenti. Io ho il prezzo abbordabile, il prezzo onesto, quindi assolutamente tanti complimenti per questo bellissimo webinar. Sì, Andrea, adesso ti finisco il webinar, quindi ti chiamo. E niente, che altro? Quindi per il software, quindi per lo sconto, poi chiedete direttamente a Giuseppe, quindi alle mail, lo ribadisco. E quindi se lo acquistate entro, se non sbaglio, il 6 giugno, quindi 2 giorni, avrete uno sconto ulteriore del 10%. Va Ci bene. sono contatti, poi per qualsiasi, come ho detto, per qualsiasi informazione potete mandare delle email a info@forecastersagres.com oppure per un contatto diretto a borzac91@gmail.com o comunque su Giuseppe Antonelli su Facebook per chi magari già mi ha o su Telegram, quindi contatto diretto con me dove se ha dubbi, perplessità, idee, perché molte magari nascono delle idee di implementazione da parte degli utenti, può tranquillamente farlo. Perfetto, sì, ci sarà anche la registrazione, Stefano, e quindi poi a breve, credo entro la giornata di domani, massimo comunque 48 ore, verrà caricata sulla pagina di YouTube e anche su Facebook, quindi potete anche sul nostro sito, quindi ci sono diverse fonti da dove vedere la registrazione. Grazie a tutti allora per aver visto e ascoltato questo webinar e vi auguro come sempre buon training. Ciao a tutti!